A meno che non riesca a prendere dalla società un ingaggio più alto, però non penso, insomma, che Frosinone possa dare tanto di più a Maiello rispetto a quello che prendeva, senza bonus, senza soldi, senza paracadute, senza niente.
quest'anno. Chiaramente, se qui ci arriva un'offerta della Serie A, ma là, appunto. È sicuro, almeno questo è quello che penso io. Dottore, ferm un secondo, sta spinto. Io parlo tutte le mattine con la zia. Avrei scelto un po' di vero, pure perché di Udala, però poi il capo di poi il discorso non è stato fatto. Però c'è un Aspetta, è rimanito 10 minuti.
giorni non mangia mai, sta sempre a San Nonno, fa quello. Capito, la nonna c'è, ma sì, sì, altrettanto, anzi, devi fare pure una nonna. Non riesco a giustificarmi il tutto. Non riesco proprio a giustificarmi il tutto. Non mi sono piaciuti tanti
giudizi che erano determinati soprattutto dalla rabbia del mancato conseguimento del risultato, e che in pratica però non tenevano conto del grande lavoro che è stato fatto. I numeri di questa squadra li conoscete bene, sono numeri addirittura migliori dei numeri della promozione quando siamo saliti in Serie A. Purtroppo il confine tra fare impresa e il confine, diciamo, il limite tra fare l'impresa e il limite della tragedia sportiva era talmente sottile e labile che il destino riservarci, diciamo, c'è un epilogo non gradito. Naturalmente, evidentemente, qualche cosa non ha funzionato nel modo giusto, però parliamo di dettagli, a mio avviso, veramente molto, molto sottili, molto anche difficili da individuare qualora fossero stati determinati dalla presenza di problemi o di altre situazioni. Quindi io voglio ringraziare il tecnico per il lavoro che ha fatto, voglio ringraziare la squadra per il lavoro che ha fatto, voglio invece ringraziare tutti i dirigenti che si sono prodigati in una stagione che purtroppo ha creato tante speranze e purtroppo però non è stata, non ci ha ripagato in termini di risultati. Questo però, ricordatevi, deve essere un fatto che ci deve indurre anche a fare un'ulteriore riflessione, che forse l'eccesso di pressione che è stato messo sulla società, sulla struttura organizzativa e sui calciatori è stato tale che alla fine forse diciamo non è che in termini di risultati poi alla fine questo comportamento, questo atteggiamento abbia pagato, perché poi è difficile dare una spiegazione come una squadra che gioca 11 contro 11 gioca bene e poi quando va 9 contro 11 sembra che in pratica in inferiorità numerica siamo noi piuttosto che gli avversari. Una squadra composta da tanti elementi che avevano fatto proprio invece del carattere un cavallo di battaglia importante per ottenere dei risultati negli anni passati. Evidentemente anche la voglia, l'affetto di questi calciatori nei confronti della gente, nei confronti dell'ambiente è stato tale che alla fine però è risultato anche fatale nell'epilogo, nel senso che a un certo momento tante volte la voglia di far bene, la voglia di arrivare, se non viene miscelata con la giusta freddezza e con il giusto cinismo, alla fine può riservare degli epiloghi come la partita di Chiavari, come la partita con il Cittadella, come la partita con l'Avellino, come la partita con l'Ascoli, come la partita con il Benevento, che è stato veramente, diciamo, l'epilogo di una stagione che secondo me era scritta che dovesse andare in questo modo, che poi da quel gol realizzato diciamo alla fine dell'extra time in una condizione di fuorigioco e mancando tutto attraverso una sommatoria di errori fatti, cioè alla fine una squadra tragga l'energia e la forza per poi andare in Serie A, questo anche bisogna accettarlo e far parte della bellezza del calcio. Quindi questa volta diciamo non ne abbiamo beneficiato noi, ne hanno beneficiato altri, però bisogna accettarlo e bisogna naturalmente sempre ripartire dalle cose buone che sono state fatte, provando a correggere le cose sbagliate che invece sono state fatte. Per cui ho letto e ho ascoltato tante cose in questi giorni, però io sono una persona che difficilmente si lascia condizionare dall'ambiente esterno, cioè noi potremmo anche stare con 100.000 persone che dicono una cosa, se io penso una cosa che in pratica è diversa da quella, io rimango coerente con la cosa, con il mio pensiero, quindi certamente ascolto
la sintesi, e la sintesi non può che ripartire dal lavoro di questi anni. Cioè noi al di là di tutto abbiamo fatto negli ultimi 4 anni, ci metterei anche 5-6 parlando della gestione di Ernesto Salvini, un percorso da protagonisti, perché in ogni caso abbiamo vinto 2 tornei giovanili, abbiamo ottenuto una promozione dalla Lega Pro alla Serie B, dalla B alla A. Abbiamo accolto e abbiamo onorato l'invito dei nostri tifosi che ci dissero al termine del campionato in cui siamo retrocessi dalla A alla B di riprovarci, e penso che la società non si sia risparmiata nessun sacrificio da questo punto di vista. Penso anche ai miei collaboratori e penso anche ai calciatori. Per cui in ogni caso Frosinone oggi se qui lo fa da protagonista, come è stato in tutti questi anni. Naturalmente in tutto questo percorso abbiamo provato a realizzare anche quello che diciamo poteva sembrare fino a qualche anno fa un sogno, pure una chimera, un miraggio, quello di realizzare un centro sportivo che fosse all'altezza diciamo di quelle che sono le sfide che dovremo affrontare nel futuro, soprattutto quello di realizzare uno stadio che secondo me è un'opera importantissima e sulla quale la società ripartirà per trarre diciamo quella linfa occorrente per stare nel calcio professionistico che conta, perché non dimenticate che anche la Serie B è calcio professionistico che conta in definitiva. Cioè ricordiamoci sempre che noi siamo una città di 46.000 abitanti, una città che fra 40 giorni avrà a disposizione uno stadio di 16.200 posti, addirittura volendo un terzo della popolazione della città può andare all'interno dello stadio. Una città che una società che penso che abbia completato quel percorso che è iniziato 14 anni fa e che doveva portare anche ad avere, a creare valore sia nelle infrastrutture sia anche in quello che la società stessa rappresenta nello scenario del calcio che conta in Italia. Quindi da questo punto di vista io non ho niente da rimproverarmi, cioè noi possiamo aver perso il campionato, possiamo diciamo aver anche disatteso le legittime aspettative dei tifosi e della gente in genere, però non abbiamo niente da farci perdonare da nessuno, ve lo dico con molto orgoglio e con molta fierezza, cioè quindi non ci dobbiamo fustigare per niente, dobbiamo solamente continuare ad operare su una strada che porta alla crescita, perché se noi perdiamo di vista le cose che ci hanno consentito di crescere, che sono state sempre la compattezza intorno alla società, la presenza delle istituzioni positiva e diciamo, chiamiamolo così, tutto quell'inter che alla fine rende virtuoso lo sviluppo del movimento sportivo all'interno della nostra città, noi possiamo solamente arretrare, perché poi non basteranno più né le strutture, non basteranno i soldi se non c'è l'ambiente giusto, l'attenzione giusta e anche l'oggettività nel dare i giudizi nel modo adeguato, e allora ci facciamo male. Quindi, questa non è la storia di Frosinone, è in tutti i posti dove in pratica si è smesso di ragionare nel modo che portava la crescita, automaticamente c'è stato un arretramento di posizione. Quindi questo la società non lo vuole, per cui alla fine di questi 15 giorni di valutazioni, di pensieri, di ragionamenti, può essere dimandata a una direzione generale che deve occuparsi di tutto e di più. Cioè, spesso con i miei collaboratori in questi giorni abbiamo fatto una valutazione di questo genere. Cioè il nostro perimetro di azione si era allargato notevolmente in senso orizzontale, perché
perché devi pensare al, diciamo, al discorso della, della squadra, ma devi pensare parallelamente anche alla costruzione dello stadio, al completamento della struttura sportiva. Allora, le competenze si dilatano in senso orizzontale e tu magari non vai più in profondità in tutti gli aspetti specifici che invece tu devi necessariamente presidiare. Per cui nel disegnare l'organizzazione che partirà dal 1° luglio abbiamo incominciato a pensare di redistribuire le funzioni e anche ampliando le competenze dove è stato possibile farlo. Per cui, per dirvela proprio diciamo in pillole e in modo semplice, perché poi magari in un momento successivo, quando sarà completato l'organigramma su tutti i livelli, lo renderemo pubblico, quindi nella, diciamo, nella prossima conferenza stampa che terremo presumibilmente intorno al giorno in cui ci sarà il raduno della squadra, no? Non abbiamo ancora deciso se sarà il 14, 15, vedremo, probabilmente sarà uno di quei giorni lì. Allora lì vi daremo l'organigramma finale, però diciamo un'anticipazione ve la voglio dare. In pratica noi separeremo in modo netto la gestione delle infrastrutture dalla squadra di calcio. In definitiva oggi c'è la Together che controlla la Together infrastrutture sportive e il Frosinone Calcio. Nella Together infrastrutture sportive sarà confinata la gestione dello stadio Benito Stirpes e del centro sportivo di Ferentino. Questa società avrà come amministratore Vittorio Ficchi, che si occuperà della tematica relativa alle infrastrutture, alla biglietteria e alla campagna abbonamenti, agli aspetti collegati alla sicurezza delle infrastrutture e in ultimo alla, diciamo, agli aspetti tecnici che sono relativi alle infrastrutture stesse. Quindi chiara responsabilità, chiaro anche leadership su chi deve fare che cosa e quando, in definitiva. Naturalmente questa struttura non farà solamente calcio, farà calcio quando lo deve fare, però come abbiamo detto, poi parleremo quando parleremo dello stadio, parleremo anche di queste attività diversificate che in pratica necessariamente noi dovremo fare per coprire i costi di gestione di una struttura di queste dimensioni. La separazione si è resa necessaria proprio per questo, perché naturalmente non facendo solamente calcio l'infrastruttura non può essere confusa con il Frosinone Calcio, che invece deve fare calcio a tutti i livelli. Quindi questa è la prima parte. Frosinone Calcio, venendo al Frosinone Calcio, poi in pratica abbiamo individuato 3 aree di competenza che dipenderanno direttamente da me. E vorrei partire, diciamo, dall'amministrazione finanze e controllo, dove ci sarà Rosario Zoino, che continuerà a fare il lavoro che ha fatto questi anni. E arriviamo alle novità. Le novità saranno che Ernesto Salvini sarà il responsabile dell'area tecnica, quindi si occuperà solamente di calcio. Responsabile l'area tecnica in pratica ha sotto 4 sottodivisioni, dove c'è il settore giovanile, che avrà il suo responsabile, ci sarà il responsabile tecnico, sarà l'allenatore, ci sarà il direttore sportivo e ci sarà lo staff medico. Tutti faranno capo a Ernesto. Poi abbiamo creato un'area che la definisco rapporti con le istituzioni, marketing e comunicazione, che sarà affidata a Salvatore Bottieri, che poi qualcuno di voi ricorderà per essere stato vicepresidente del prodotto per tanti anni, vicepresidente della Lega di Serie B e candidato anche in questa tornata elettorale per il rinnovo della presidenza di Apollo. Allora, Salvatore Gualtieri si occuperà in pratica naturalmente rapporti con Federazione, Lega, mondo arbitrale.
arbitrale, quindi avrà una competenza specifica su quest'area, che spesso presidiavamo io e Ernesto in passato, però non lo facevamo, secondo me, seguendo un ragionamento logico e soprattutto conseguenziale nello sviluppo di un magari progetto su questa tematica. Si occuperà anche di marketing, perché è una persona esperta su queste tematiche, e si occuperà anche di comunicazione. Comunicazione dove noi punteremo sempre più, diciamo, sui social nel futuro, e faremo un progetto proprio specifico su questa tematica, che è già pronto tra varie di voi. Io penso che a metà luglio però potrà, faremo una seduta ad hoc proprio per spiegare queste tematiche, sia quello che intendiamo fare a livello di marketing, sia quello che intendiamo fare a livello di comunicazione. Questo è, diciamo, lo schema organizzativo. Naturalmente il direttore sportivo con Ernesto Salvini abbiamo deciso che rimarrà Marco Giannitti, che voglio ringraziare per il lavoro che è stato fatto in questi 4 anni. Perché? Perché naturalmente, se noi andiamo a vedere poi tutti i calciatori che sono arrivati a Frosinone e sono andati via da Frosinone, e se vediamo in pratica anche le storie di questi calciatori, anche di quelli che sembravano che fossero delle meteore, come Castiglio per esempio, me ne viene in mente. Cioè non ci possiamo arrabbiare con chi l'ha portato qui. Cioè, noi abbiamo sempre messo tutti nella condizione di poter scegliere tra un materiale che è stato sempre un materiale di primo ordine, ma non perché lo diciamo noi, perché lo dicono in pratica poi le carriere di questi calciatori. Quindi tante volte sento delle sciocchezze, non abbiamo mai trovato delle alternative a Dionisio Ciofani per esempio in attacco. Basta vedere per esempio Lungo, quello che ha fatto a Girona quest'anno. Cioè bisogna capire che a un certo momento, cioè tu puoi fare una parte del lavoro, poi il resto si fa dentro lo spogliatore e si fa secondo delle chimiche all'interno delle quali noi non possiamo intervenire, sono altri che devono lavorare con noi, capito? Quindi questo, diciamo, è quello, le figure dell'organigramma che io vi posso ufficializzare, perché per il tecnico ancora non è arrivato il via, capito? Quindi lo faremo naturalmente quando saremo nella condizione oggettiva di poter dire il tecnico cioè, ha tutte le condizioni per poter dire l'allenatore del Frosinone, però non penso che manchino tanti giorni. Allora, quello che vi voglio far capire è che sono passati 15 giorni dal momento in cui noi diciamo, abbiamo chiuso il campionato, e noi dopo 15 giorni siamo nella condizione organizzativa di ripartire. Se voi vi guardate intorno, guardate tante altre società, non sono nella stessa condizione. Questo per farvi capire che se c'è a un certo momento una visione, se c'è una valutazione oggettiva di quelle che sono in pratica i valori, i meriti e i demeriti di ognuno di noi, se c'è chiarezza degli obiettivi che si vogliono raggiungere, si fa anche velocemente, si fa anche presto. Quindi questo è lo scenario. Per quanto riguarda gli obiettivi della società, vi dico, Frosinone non potrà mai competere per obiettivi minimali, ma questo non significa che deve andare per forza in Serie A, che la Serie A non è che ci spetta per diritto divino, cioè non è che noi in Serie A dobbiamo andarci perché capito, siamo Real Madrid, siamo in Barcellona, per cui se non vinciamo la Champions League è un fallimento. Cioè noi proviamo a fare il meglio di quello che possiamo fare, e anche per quest'anno il meglio di quello che possiamo fare è stare nella parte sinistra della classifica. Non c'è niente da fare, noi siamo condannati a stare nella parte sinistra della classifica. Sì, ho detto. Poi che cosa significa stare nella parte sinistra della classifica? Significa innanzitutto fare un campionato sicuramente che sia tranquillo.
quello, per quanto di tranquillità si possa parlare nel calcio, nel senso che hai degli obiettivi, lanci dei giovani, stai sempre in una zona di relativa tranquillità, capito? Quindi sviluppi il calcio in questo modo, poi se sei bravo fai playoff, poi se sei bravo lotti nei playoff, poi se sei bravo vieni promosso, ma questo non deve dire il campo. Quindi gli obiettivi saranno questi, quelli di stare nella parte sinistra della classifica e quello di in pratica andare sempre più a diciamo sviluppare un movimento che tragga la sua linfa dal settore giovanile, tragga la sua linfa dai giovani e tragga la sua linfa in pratica da quelli che possono essere degli asset che sono fondamentali per il funzionamento. Così ha 4, 5, 6 calciatori che sono calciatori importanti per la nostra realtà. Ed è evidente, e questo lo dico soprattutto quando leggo le notizie del mercato, che per privarci di questi calciatori occorre innanzitutto una richiesta da parte di un tecnico, poi occorre la volontà del calciatore, poi occorre la volontà della società. In tutte le cose che ho letto in questi giorni non c'è nessuno di questi elementi. Quindi io vi pregherei veramente, anche perché altrimenti se no uno ci mette tanto a creare qualcosa, poi ci mette 30 secondi per destabilizzare l'ambiente, cioè prima di scrivere, prima di verificate le cose, verificatele bene, perché spesso quella che può sembrare una mezza verità invece è paradossalmente una grande bugia, in definitiva. Quindi da questo punto di vista in questo momento non è che ci siano interessi di mercato verso nessuno dei calciatori del Frosinone. Io spero che ci siano, naturalmente. Okay. Però se non ci sono, ve lo dico francamente, onestamente, in questo momento non c'è niente. Luogo del ritiro. Quindi sull'obiettivo penso che di essere stato chiaro. Cioè noi vogliamo competere per stare nella parte sinistra della classifica. Non vogliamo creare ansie o aspettative verso nessuno. Vogliamo fare calcio in un modo sostenibile e soprattutto utilizzando il più possibile i giovani. Questi sono gli obiettivi. Poi vedremo quale sarà diciamo il nostro grado di competenze e di capacità per saperli in pratica perseguire, e vediamo dove ci porterà insomma, diciamo questo percorso. Allora, luogo del ritiro. Luogo del ritiro, voi sapete benissimo che l'impegno che noi avevamo con Sandorano Valdi Comino era un impegno triennale, noi l'abbiamo rispettato, però ritengo che diciamo ci sono dei momenti in cui bisogna cambiare, soprattutto dopo un epilogo tipo quello del 29 di maggio. Quindi stiamo valutando una serie di opportunità. Ce n'è una particolarmente suggestiva che mi piacerebbe poi realizzare, però non vi posso ancora dire niente, perché ancora non si sono concretizzate le condizioni giuste, bisogna vedere se le strutture tecniche sono all'altezza della condizione che ci viene richiesta dai nostri tecnici. Però quando la conoscerete, se sarà quella, capirete anche la motivazione per cui andremo lì e non andremo in altri posti. Parliamo del capitolo stadio. Allora, lo stadio, semplicemente vi riassumo le cose che ho già detto la settimana scorsa. Nello stadio ci sono essenzialmente quattro ditte a lavorare. Parliamo della Clari, che fa tutti i lavori in pratica di carpenteria metallica. La Clari si è impegnata a chiudere entro il 12 di giugno tutti i lavori inerenti alla parte dell'anello nuovo che è stato, della C che è stata costruita, cioè quindi tutto meno quello che insiste sulla mainstream. E ritengo che tranne qualche piccolo diciamo sbavatura che c'è ancora, penso che abbia rispettato l'obiettivo. Questo perché per mettere in condizioni le imprese che devono completare i lavori dall'altra parte di sgomberare il campo e di chiudere. E poi la Clarin ci ha garantito, anche l'ultima volta venerdì lo ha fatto, che entro il 3 di luglio
luglio dovrebbe chiudere i lavori sulla main stand e quindi in pratica liberare il cantiere definitivamente. Le altre tre imprese, l'impresa Stirpe, l'impresa Sciuffarella e la adesso non viene il nome, diciamo del titolare Vacca, si sono impegnate a chiudere i lavori entro il 23 luglio. 23. Quindi questi sono i tempi giusti. Cioè, naturalmente speriamo che tutti rispettino i tempi, anche perché diciamo che immagini di recupero in questo momento non li abbiamo più. Per cui diciamo che anche tutte le parti completate cominciano anche a essere oggetto dei collaudi, proprio per non aspettare l'ultimo giorno. Quindi man mano che una parte del lavoro è ultimata, viene anche collaudata. Presumibilmente chiederemo l'inversione di campo in Coppa Italia, presumibilmente chiederemo di giocare la prima fuori casa, diciamo, del campionato, e l'inaugurazione io penso che ci sarà dello stadio, che è una festa che vorrei fare con i tifosi, ci sarà l'ultima settimana del mese di agosto. Poi penso che fra un mese saremo proprio precisi. Perché l'ultima settimana del mese d'agosto? Perché se tutti rispettano il cronoprogramma potremmo anche parlare alla fine di luglio di farla, però alla fine di luglio io penso, tra la gente che è fuori, cioè è più complicato, poi magari non si riesce a chiudere un aspetto relativo alla sicurezza per cui la gente non può entrare dentro, quindi si rischia, quindi presumibilmente l'inaugurazione dello stadio ci sarà, diciamo, tra il 20 e il 30 d'agosto, questo sarà tra il 20 e il 31 d'agosto. Sì, a cavallo dell'inizio del campionato. Vedremo se prima, se la settimana prima o la settimana dopo l'inizio del campionato, che il campionato comincia il 25. Quindi questo è un po' a grandi linee quello che intendiamo fare. L'ultima valutazione la faccio su di me, perché naturalmente anche dopo 14 anni, 15 se ci mettiamo anche l'anno della vicepresidenza, è giusto che uno si faccia anche delle valutazioni, perché non è che abbiamo più l'età per svolgere questa funzione nel modo come si deve fare. Cioè, guardate sempre una cosa, cioè, un lavoro che voi non avete mai visto in passato, che neppure i tifosi vedono, e che però è il software che fa funzionare tutto quanto, cioè che è la presenza, i rapporti, la vicinanza con tutte le componenti della società e con tutte le componenti delle istituzioni. Io oggi penso che sia arrivato il tempo di sostituire questo lavoro che ho fatto in tutti questi anni con un lavoro più basato sull'organizzazione, non sull'individualità delle persone. Per cui con questa struttura, con questa organizzazione che ci siamo dati, forse per la prima volta siamo nella condizione di poter provare a fare un lavoro di questo genere. Capito? Quindi, per cui diciamo, io mi ritengo come un presidente ad interim, partendo da adesso in avanti. Voglio guardare come ripartiamo, perché naturalmente se ci crediamo tutti quanti, allora ci credo anch'io. Ma se ce ne può credere solamente io, probabilmente sarà la prima volta che mi guardo indietro, se non c'è nessuno, capito, forse cambio strada, insomma, in definitiva. Quindi quello che sarà il mio ruolo non cambia in questo momento, però sicuramente nel corso dell'anno ci sarà un aggiornamento che dipenderà da come saremo riusciti a metabolizzare tutto quello che ci è successo nell'ultimo anno. Quindi questo ve lo volevo dire, proprio perché poi alla fine non mi si venga a dire che le cose non si sapevano, le cose si sanno bene. Io dico, se c'è la tensione giusta, se c'è l'apprezzamento giusto, se c'è, diciamo, una comunità che può andare verso una certa direzione,
io sono sempre qua. Ma nella vita tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. Qualora, cioè, il mio ruolo lo metto per primo io in discussione, e naturalmente non rimango mai a dispetto dei santi, questo non significa che si lascia la barca, capito? E la si lascia, diciamo, andare alla deriva. Cioè, assolutamente no. Vediamo, proviamo a fare il Frosinone 2.0 adesso, veramente. Cioè, un Frosinone che ha delle infrastrutture sportive importanti, che ha un'organizzazione societaria importante e che ha anche una base di uomini che prescinde dalla presenza della proprietà, che è capace di organizzare questo movimento a prescindere dalla presenza del presidente. D'altronde, questo questionario che abbiamo fatto sul crowdfunding definitiva va proprio esattamente in questa direzione. Cioè, se vogliamo spersonalizzare sempre di più la struttura societaria da quello che è il destino dei soci, anche di maggioranza, dobbiamo puntare sul concetto dell'organizzazione, avendo la pazienza di far crescere l'organizzazione. E naturalmente l'organizzazione cresce solamente se c'è l'obiettività dei giudizi. Non bisogna, quando si scrive, non capisco che si è tifosi, però prima di essere tifosi bisogna essere dei giornalisti professionisti con la P maiuscola. Grazie, io sono a disposizione per le vostre domande. Presidente, buongiorno. Soffermo sull'ultimo passaggio, quello che tu hai detto, se ci state vicini, tifosi, la stampa, io li manco. Io penso nel mio ruolo, non voglio spogliarmi delle vesti da giornalista a tifoso. Io penso che abbiamo, a me per quanto mi compete, nel mio giornale, abbiamo sempre con oggettività sostenuto il vostro calcio e quindi della tua persona. E come penso del resto, senza fare l'avvocato, il difensore dei colleghi delle altre testate. Per i tifosi abbiamo avuto sempre al nostro vedere una accortezza nei tuoi confronti e nei confronti della squadra e nei confronti di ogni partita che si è giocata. Quindi voler sgombrare i dubbi e le nuvole, le ombre su un qualcosa che a te possa poi, al di là dei tuoi 14-15 anni di presidenza, allontanare la tua persona dalla società. Perché questo? La valenza, qui siamo molto chiari, perché ognuno di noi si assume sempre responsabilità in quello che dice, la valenza che tu hai avuto, senza fare elogi, le piacerie ne osservano, almeno per quanto mi riguarda, se qualora il Frosinone Calcio, parlo di società, non dovesse essere rappresentato più da un Maurizio Stirpe, noi abbiamo visto il trascorso, il passato, e certamente il passato non ci ha dato ragione su questa città che è stata sempre vista in un certo modo. Obiettivamente ci è stato sempre detto che eravamo in ciociaria, e grazie anche al passaggio importantissimo che abbiamo avuto in Serie A si è potuto conoscere gli effetti del Frosinone. Quindi il mio augurio, la domanda è questa, non ti viene questa seduta, caro collega, a perdere tempo. La domanda è questa: io mi auguro che tu possa sgombrare ogni dubbio e che tu rimani in questa società per andare avanti con la Serie B. Certo, mi auguro che ci possa essere anche una visione più globale per quanto riguarda un eventuale passaggio in altre promozioni. Grazie. Guarda, il discorso è semplice. Io penso che dopo 15 anni, cioè dove tutti
gli obiettivi che dovevamo centrare sono stati centrati, comprese le infrastrutture sportive. È giusto che ognuno di noi si faccia una domanda, ma noi che rimaniamo a fare? Qual è la motivazione con cui rimaniamo e per fare che cosa? Quindi diciamo che oggi, idealmente, dopo 15 anni, noi siamo partiti dalla C2, siamo riusciti ad arrivare in Serie A, poi siamo retrocessi, in ogni caso siamo riusciti a fare le infrastrutture. Io penso che per un dirigente che faccia calcio, cioè è giusto che si faccia questa domanda. Allora, è anche giusto pensare a un'altra cosa, che quando ho iniziato avevo 44 anni e adesso ce n'ho 59, cioè per cui non è che siamo tutti delle persone immortali che, oppure possiamo per tutta la vita continuare a fare sempre le stesse cose. Cioè io penso che dobbiamo anche porci questo problema, per cui io dico, oggi idealmente si chiude un ciclo, se ne deve riaprire un altro, perché in ogni caso la gestione operativa di una società è un fatto che è scollegato dall'assetto proprietario della società, sono due cose diverse. Si può continuare ad essere proprietari e non avere un coinvolgimento operativo diretto all'interno dell'azienda, cioè se tu non hai il tempo che potevo fare, capito, non lo devo fare. Ma io non ho detto questo, io ho detto si chiude un ciclo, se ne riapre un altro, quest'altro lo vorremmo riaprire puntando ancora di più sull'organizzazione e sulla spersonalizzazione della leadership manageriale rispetto alla proprietà dell'azienda. Poi per quanto riguarda il mio ruolo dipenderà anche da aspetti emotivi, cioè è chiaro che mi dedicherò se la gente ti vuole e se la gente non ritiene che tu puoi diventare un elemento ostativo, o altrimenti all'angolino, in quanto le cose, capito come le devo guardare, quindi non c'è nessun disimpegno, c'è però una valutazione che io entro quest'anno dovrò fare e poi nella decisione finale che prenderò dipenderà molto da quello che vedrò. Presidente, buongiorno. Non so se sono stato chiaro, perché usiamo le bene queste cose, se no qui. Va bene, per quanto mi riguarda sei stato chiarissimo. Prima di farti la domanda, voglio entrare in merito ad una tua affermazione, perché giustamente tu ogni tanto a noi, soprattutto ai più assidui di questa sala stampa, anche se oggi con grande piacere vedo delle facce nuove, esordienti, eccetera, le star fanno sempre audience, chiaramente, e ci hai raccomandato di verificare certe notizie, soprattutto in tema di campagna acquisti. Fammi finire di parlare per voi. Ed è giusto, è una osservazione giusta, però tu mi devi spiegare come si fa a verificare la notizia se la società ha imposto il silenzio stampa, tanto per cominciare, in questi ultimi tempi, in queste ultime due settimane. Poi un'altra cosa, tu devi calarti pure nella realtà di quelli che sono i giornali. A noi i giornali ci chiedono tutti i giorni parlare della campagna acquisti del Frosinone. Non è che possiamo scrivere la campagna acquisti del Frosinone, se fa affari spenti, stanno operando, eccetera, eccetera. È chiaro che qualche nome, qualche ipotesi, tu considera quello che ho detto, che sono delle nostre ipotesi, dei parti di fantasia, quello che ti pare, ma noi qualcosa dobbiamo scrivere. Volevo dirti che da parte nostra, almeno ritengo di interpretare anche il pensiero dei colleghi, non c'è stata nessuna volontà di voler danneggiare o di voler scriviamo, anche perché la gente si aspetta quello, puoi rispondere qua. Allora, guarda, io, ma per carità di Dio, cioè non voglio interferire su quello che è il vostro lavoro. Dico solamente, però, qualche volta, cioè quando soprattutto ci sono delle notizie cool, tipo i siti della Turchia che riportano tutte queste cose, qua la maglia, le cose, chiamate, pure se c'è il silenzio stampa, chiamate Salvini. Fatemi dire, da Salvini, ma fammi capire, ma qui c'è o no? Ok, cioè, prendete il telefono e dici c'è il silenzio stampa, però fammi capire, qui tutta la Turchia, compreso Erdogan, deve arrivare in Tunisia, fammi capire, il procuratore ha incontrato, sì. Hai capito? Cioè, perché se no, nell'immaginario della gente sembra che, è capito, che dopo il 29 di maggio, allora ci sia il movimento teso alla smobilitazione, cioè capito, perché se il giocatore più emblematico di questa squadra, o tra i più emblematici,
viene messo subito sul mercato, c'è il procuratore che ha fatto l'accordo, allora quindi vuol dire che c'è, siamo in odore di disimpegno, chiaro. Allora, sotto questo aspetto una notizia del genere non verificata, sì, può diventare disastrosa. Però Mori, scusami tanto, ma se tu dici o scrivi, come ha scritto anche più di qualche collega, che si vende il giocatore più rappresentativo, perché la società giustamente, essendo impegnata su più fronti, deve monetizzare per poter investire. Io ho scritto quello che sì, tu hai scritto, però noi non abbiamo bisogno di... No, sto dicendo, ma è un ipotesi. Per completare lo stadio, per fare le... Ma no, per completare lo stadio, io ho scritto per potenziare la squadra e per completare lo stadio. Sì, allora, per fare questo però, ti ripeto, ci vuole l'offerta, sì, cioè l'interesse, chiamiamolo così, ci vuole la volontà del calciatore e la volontà della società. Certo. Io ti dico onestamente, se nessuno di questi tre elementi, ma non solo nel caso di Dionisi, anche nel caso degli altri, purtroppo ancora non si è verificato, purtroppo ti dico, perché se è bello leggere la rosa del Frosinone vale X milioni, ma vale, secondo me non vale niente, perché vale solamente nel momento in cui tu effettivamente fai la transazione di tipo commerciale, e se no su tutti i numeri, capito, vabbè, ipotesi. Allora ti faccio una domanda. Certe cose sarebbe meglio forse, capito? Okay, prendete il telefono, chiamate. Ok, chiaro. Adesso ti faccio la domanda. Sì. Quella era una precisazione per il nostro lavoro. La domanda è questa. Intanto vorrei sapere, quello è secco, sì o no? Ma la gestione della nuova struttura, lo stadio, considerato l'organigramma che sì, hai appena illustrato, quindi la farete voi come Frosinone Calcio? Sì, primo anno sì, perché tu devi portare a regime tutte le strutture, okay, le Sky Box, quindi non è che lo non date in gestione come fanno altri. No, noi guarderemo, ci guarderemo anche intorno, noi partiremo noi, poi naturalmente in questo cammino cercheremo di coinvolgere anche chi sa fare le cose meglio di noi, perché ci sono delle organizzazioni che in pratica che sanno fare questo mestiere molto bene, però voglio capire se ci consentono di mantenere quel fattore identitario che io voglio che lo stadio rappresenti, perché se deve essere un fatto solamente commerciale, io me ne spoglio e gestisce quello, no, okay. Cioè, io voglio che sia un luogo dove si viva l'identità della società, capito? Quindi certamente se lo riusciamo a fare con elementi altamente specializzati e professionali, questa tematica che riescono a garantirci questo, bene, e se no dovremo attrezzarci con le competenze nuove e andare avanti con la nostra strada. Ecco, la domanda tecnica è questa, considerato che tu non lo puoi dire, lo capisco perfettamente, che l'allenatore è cosa fatta, no? Anche perché lo dicono la Vercelli, hanno assunto il suo sostituto addirittura già a Calzadonia, quindi diciamo che al 99% l'allenatore Frosinone sarà lungo per la prossima settimana. Sì, sì, presumo, è quella famosa ipotesi di cui io ti dicevo, no? Poiché non ho potuto verificarlo con la società, io attraverso un certo ragionamento l'ho scritto ripetutamente. Ecco, per esempio a questa domanda i miei collaboratori non ti avrebbero mai potuto rispondere, perché non esistono gli elementi per poter ufficializzare la notizia del genere. Va bene. Dovrebbe anche cambiare la situazione fra tre ore e un'altra cosa, e come fai? Allora, con la tipologia di... Scusi, lei è una contraddizione per ogni, perché? No, perché lei sa bene che i giornalisti fanno delle domande, dopodiché se non ottengono delle risposte ne Le ha mosso. Allora, vediamolo. Allora, ci chiarisca bene perché... Allora, chiariamo bene. Non c'è perché ho sordo di quello che non siamo, il discorso è questo: se tu fai un accordo con un calciatore, tu trovi l'accordo siamo a posto, trovi anche l'accordo con la società, giusto? Però a un certo momento nero su bianco non c'è sta niente, quindi è una trattativa che può anche saltare, perché se alza uno la mattina e dice guarda a me non mi sta più bene questo, capito? E io non lo voglio fare, allora è una trattativa salta, per cui prima di avere il crisma dell'ufficialità, secondo me non possiamo
cogliere la leggerezza di dare per acquisito quello che non è acquisito, e questo, in questo senso. Per cui se tu fai una domanda al mio collaboratore, quello ti dirà: guarda, io su questo tema purtroppo non ti posso dire niente, perché non ho la contezza che in pratica il sinallagma del contratto si sia concretizzato. Quindi da questo punto di vista non è una contraddizione. Mi fai fare la domanda per favore? Ma questa roba non parla più. Mi fai fare la domanda? Sì, che fai la domanda? Signor Dico, ti rispondi sì e no, tu parli mezz'ora. Andiamo a notte qua. Allora, la domanda è questa, io ho fatto la considerazione, considerato che secondo me Longo sarà l'allenatore del Frosinone, ok? E che gioca in un certo modo, che ha una certa attitudine a valorizzare i giovani, considerato i suoi trascorsi nel Torino, eccetera, eccetera. Maurizio Stirpe, che tipo di squadra sogna di fare? Guarda, io penso che anche nei contratti c'è anche la risposta alla domanda che fai. Noi abbiamo 17 giocatori sotto contratto. E non è che sono giocatori che ci stanno con scopo, perché parla la storia e quelle cose che hanno fatto. Quindi secondo me noi dobbiamo partire sempre da quello che ci abbiamo. Se noi guardassimo sulla carta quello che ci serve in questo momento, che dobbiamo prendere a prescindere, sono i portieri sicuramente, perché non ci abbiamo, capito? Però se guardate la difesa, noi già c'è. Se guardiamo al centrocampo numericamente, a 3 o a 4, come vuoi voi tu, ce li hai, tutti i pezzi ce li hai messi. Se guardi in attacco potresti prendere, ecco, esatto, questo che mi avete fatto venire il senso di colpa. In questi anni non abbiamo mai provato a prendere, capito, un'alternativa a ciò, quali aggiorizzi, capito? Ma ce l'abbiamo in casa, eh? Ce l'abbiamo. No, no, oltre quello che c'hai dovresti prendere pure l'altro, capito? Allora, quindi mi è venuto questo senso di colpa. Allora, io dico, noi partiamo naturalmente con lo schema solito, prendiamo prima le caselle che sono scoperte, quindi ci stiamo concentrando su questo, quindi il portiere penso che sia la priorità in questo momento. Dopodiché arriva l'allenatore, naturalmente stiamo provando a scegliere un allenatore, abbiamo provato a scegliere un allenatore che non faccia snaturare il modulo della squadra in definitiva. Cioè, se questa squadra ha giocato fino adesso 3-5-2, cioè non è che prendo un allenatore che gioca a 4 in difesa, cioè lo posso pure prendere, significa però prendere 6 giocatori, mandarli via, mettendo, cioè attenzione, se hanno la volontà di andare via, perché se non hanno la volontà di andare via, le situazioni sono due: o rimangono qui e li devi pagare senza fare niente, oppure cambiano ruolo, oppure insomma è sempre un adattamento. Ecco, dove la società non ha intenzione di investire un euro, capito? Quindi la società dice: io voglio un allenatore che, anzi, nella scelta dell'allenatore la prima cosa che gli dice è questa: questi sono i giocatori, ci può essere anche l'eventualità che gli mancano tutti questi giocatori, se tu ti senti di allenare la squadra lo fai e ti devi convincere su questo, se tu non ti senti di farlo lascia perdere, andiamo da chi se la sente. Quindi il ragionamento è questo. Quindi è evidente che a un certo momento, anche per esempio in questi giorni, è pensato alla rifondazione totale. La rifondazione totale come si fa? Cioè pensa alla cosa, e abbiamo fatto 74 punti, e se retrocedevamo veramente, cioè, non si poteva neanche entrare per fare il tiro, capito? Cioè dico, noi naturalmente i giocatori che abbiamo sotto contratto, qualcuno ci verrà a dire che ha più entusiasmo di prima, qualcuno ci può venire a dire che ha meno entusiasmo di prima, e noi cercheremo di trovare la soluzione. Però se tutti vengono e ci dicono: guardate, noi siamo dei professionisti, cioè abbiamo smaltito la delusione, ci vogliamo rimettere in discussione, io capito, parto da quelli, perché sono stati fatti i contratti, cioè i contratti non possiamo non partire da questo. Dopodiché si cerca sempre di migliorare, di aggiustare, di fare, vediamo quelle che saranno le condizioni di mercato. Ci tengo che però in questo momento di mercato è prematuro parlarne, se non per i portieri. Cioè per i portieri io penso che sia un'urgenza, perché non siamo scoperti completamente. Buongiorno Presidente,
io volevo fare una domanda che riguarda un pochino il processo di crescita, non solo del Frosinone, sì, ma anche tante altre società. La Lega di Serie B rischia il commissariamento sostanzialmente perché ci sono due candidature, una delle quali in linea teorica sarebbe improponibile in qualsiasi consesso che fosse dominato da una logica al consenso. E volevo chiederle questo, di riferirci cortesemente in base a quelli che sono i suoi contatti, se poi la risoluzione di questa vicenda può dare speranza ad essere un primo passo per riscrivere le regole, per una più equa distribuzione delle risorse, per un maggior peso delle società piccole della Serie B, oppure non abbiamo proprio speranza e nel mondo del calcio poi sostanzialmente resteremo con il dominio delle grandi società. Poi il processo di crescita del Frosinone e di tante altre società passa anche per le sovrasolute. Allora, io penso una cosa, proprio perché siamo alla vigilia di una fase cruciale secondo me per il calcio, dove da anni si parla della riforma dei campionati e la riforma dei campionati si deve realizzare. Proprio per questo motivo sembra quantomeno sospetto che il presidente di un grande club di Serie A voglia diventare presidente della Lega di B per poi fare la riforma dei campionati, che va a penalizzare soprattutto la Serie B, perché la Serie B dovrebbe passare da 22 a 18 squadre. E poi anche si parla spesso dei meccanismi di promozione e retrocessione, cioè gli highlights di queste proposte prevedono anche una riduzione del numero delle promozioni dalla B alla A, quindi sembra quantomeno sospetto, quantomeno penso, in un paese normale, ammesso che l'Italia sia un paese normale, cioè è un conflitto di interessi da evitare, talmente palese che secondo me Frosinone fa solamente bene a battersi contro una, diciamo, situazione di questo genere. Per cui questo fa il paio con un altro aspetto. Voi avete seguito, diciamo, l'esito della vendita dei diritti televisivi, vedete come diciamo, sia stato dato un segnale chiaro, cioè di come quello che valeva X in questo momento non vale più X. Naturalmente questa gente ha gestito negli ultimi 10-15 anni il calcio, e se oggi noi siamo a questo livello è proprio per, diciamo, l'egoismo, per la mancanza di visione, oppure una visione vista solamente Cicero Prodomo sua, che ha portato il calcio ad avere diciamo, questa situazione, che poi è la situazione di un paese che non cresce e che aumenta il livello delle disuguaglianze, cioè che chi ha di più ha sempre di più e chi ha di meno ha sempre di meno. Il calcio, secondo me, è arrivato ad una condizione che o si dà una riforma veramente entro 2-3 anni, oppure noi staremo ogni anno a guardare sempre di più le situazioni dei fallimenti, soprattutto sulle categorie minori, partendo dalla Lega Pro, che poi si chiama Serie C adesso, ma che diventa sempre più piccola, se ci fate caso, cioè ha avuto già 3 downsizing nel giro degli ultimi 3 anni, e quindi si parla ancora una volta di ridurla ulteriormente per passarla a 40 squadre. Ma la Serie B, guardate, ha vissuto anche quest'anno un anno difficile, con le situazioni del Pisa, con le situazioni del Latina, con tante altre situazioni che leggete sui giornali, cioè chi ha un minimo di rassegna stampa sulla Serie B. Ci sono almeno altre 5-6 situazioni che provocano allarme in questo momento, cioè, quindi questo è il sintomo di un malessere che è sempre più diffuso, e dove coloro che dovevano dare la medicina giusta non sono stati incapaci di farlo. Quindi
Io penso che, come se diceva Einstein, che non si possono cambiare le cose facendo le stesse cose. Se rimangono le stesse persone, non penso che le cose possano cambiare. Anche perché sono i carnefici di questo sistema. E quindi, in definitiva, noi appoggiamo l'altro candidato perché? Perché proprio per scongiurare un evento di questo genere. Cioè non c'è niente di personale, c'è solamente che a un certo momento ognuno si assume le proprie responsabilità in funzione della visione e in funzione degli ideali che vuole propugnare. Buongiorno Presidente, volevo chiedere, ha chiesto a proposito di andare alla fonte direttamente, quindi chiedo a lei ovviamente, gli allenatori della prima squadra e della primavera rispettivamente. Per la prima squadra quello di Longo è l'unico nome come dire, sul tappino della società, e per la primavera può ufficializzare il nome di D'Antoni come allenatore? Grazie. Lo chiedo a Salvini. Lo chiedo a Salvini, io penso che questo tipo di informazioni è giusto se dobbiamo funzionare come organizzazione, lo dia chi è autorizzato e abilitato a darlo. Diciamo che è lungo. Allora, mica possiamo stare. Microfono. D'Antoni farà sicuramente parte dello staff tecnico della società e quindi del settore giovanile della società. Chiaramente sta ancora aspettando di essere chiamato per il corso di seconda categoria che gli darebbe l'ufficialità di prendere l'incarico. Al momento questo è quello che posso dire, sicuramente D'Antoni farà parte della famiglia per la 21. Se non rispondi. Longo. Se è l'unico nome, Presidente, non se, cioè, non se si vuoi, sarà qui l'allenatore. Se è l'unico nome. Ti posso dire che io ho parlato con tre allenatori. E quindi, poi diciamo, la scelta è avvenuta all'interno di una terna che avevamo selezionato in attivo. Però per ragioni di tipo contrattuale non possiamo oggi ufficializzare questa decisione. Dovete avere pazienza, non dipende da me. Posso? Presidente, buongiorno. Di temi e di domande in realtà ce ne sarebbero molti. Allora sfrutto magari i social, quindi il tempo reale. Lei a un certo punto dice in questa conferenza: se sono costretto a portarmi e mi rendo conto di essere solo, devo fare delle riflessioni. Bene, le informo che leggo dai social centinaia di messaggi di tifosi che in questo momento la stanno ascoltando e vedendo, che le dicono che sono al suo fianco. E a tal proposito, una delle domande ricorrenti è, per tastare un po' il polso della tifoseria, è: Presidente, quando inizia la campagna abbonamenti? La campagna abbonamenti è una domanda corretta, in pratica la incominceremo ad affrontare quando saremo nelle condizioni giuste. Cioè, io quello che vorrei fare è portare i tifosi allo stadio prima di farli scegliere il posto, allo stadio. Naturalmente questo lo dobbiamo fare avendo le condizioni di sicurezza giuste, cioè potendo far entrare la gente allo stadio, gli facciamo scegliere il posto, vediamo se è un tifoso singolo, vediamo se è una famiglia, se è un'altra cosa, dopodiché fa una prenotazione e quando dal punto di vista operativo ci possiamo impegnare con i tifosi, allora facciamo la campagna. Però questa richiesta conferma il fatto che il Presidente che si lei svolta di tanta gente. Sì, ma io non ho detto che, cioè io, guardate, devo dire bontà dei tifosi, sono stato un presidente dove applaudito quando siamo retrocessi, applaudito quando non siamo riusciti a rientrare in Serie A attraverso, diciamo, una serata quantomeno rocambolesca, per non dire altro. Cioè, posso ritenermi solamente fortunato, quindi io voglio bene alla gente e la gente sicuramente vuole bene a me, però devo anche, per senso di responsabilità verso tutti, pormi il problema di essere sempre la ciliegina sulla torta, non posso essere la palla al piede, capito? Quindi il giorno che a un certo momento mi renderò conto che il risultato lo dobbiamo
conclusioni e per raggiungere il risultato dobbiamo contare meno sulla mia individualità, capito? Questo devo dirlo alla gente, devo porre in questo tipo di problema. Quindi, vedete, anche il fatto di aver scelto Dantoni fa parte di questa filosofia, cioè io vorrei gente che ha odorato l'erba del Matusa, capito? Sa come ragioniamo e sa quello che ci deve dare, capito? Quindi questa operazione di fidelizzazione farà sempre più affidamento su figure che hanno fatto parte, diciamo, della nostra storia calcistica. Ciao Presidente, buongiorno. Sì. Senti, hai ammesso prima che hai parlato per allenatore con tre mister. Ecco, io ti chiedo una domanda secca: che cosa ti ha spinto a puntare sul Longo? Io diciamo il profilo che ho scelto, che non è detto che sia quello, in pratica mi hanno colpito due caratteristiche: la umiltà e la fame. Due qualità importantissime, umiltà grandissima, fame proprio, chi ha voglia di arrivare. Presidente, buongiorno. L'unico fatto ostativo è il fatto che dovete o potete dare l'ufficialità dell'arrivo di Longo è legato alla risoluzione che ancora non c'è stata tra Longo e la società di appartenenza. No, è il punto di domanda. La spinta cosa? Da 14 anni ha vissuto gioie e dolori qui. Sì, diciamo io allora, con questo stadio ho avuto un rapporto sempre molto difficile, capito? E vi spiego perché. Perché me ne sono dovuto sempre occupare in condizioni di criticità. Cioè quando divenni presidente, anzi vicepresidente del Frosinone, mi ricordo il primo giorno che arrivai qui dentro cioè c'era l'erba alta un metro, non sapevo manco. Non conoscevo il calcio se non come tifoso e già mi ponevo il problema di come se sarebbe potuti arrivare all'inizio del campionato avendo lo stadio che fosse, diciamo, l'altezza della situazione. Poi me ne sono dovuto occupare quando, dopo la promozione dalla C2 alla C1, per cui adeguato. Poi me ne sono dovuto occupare dalla Serie C alla B. Poi me ne sono dovuto occupare, per esempio, in Bio, ogni volta che pioveva c'è pure la stagione incredibile con i peloni e con le cose. Beh, per cui poi quando siamo andati in Serie A, quello che abbiamo dovuto fare lo scorso anno, più usare la vita, cioè per mettere la gente nella condizione di poter centrare, per cui onestamente se vado a sorpresare, ecco, esatto, l'aspetto, diciamo così, quello calcistico in senso stretto, con tutti i problemi che mi ha dato, onestamente non è che sono così rammaricato di capito, no? Quindi è giusto che si spengano le luci, e certamente è stata una parentesi importante nella storia di questa società, cioè la storia fino adesso è stata scritta qui dentro, però è anche giusto che, insomma, provare a dare ai tifosi, ai cittadini qualcosa di diverso, insomma, cioè di più adeguato. Qualcosa che non faccia poi alimentare nella testa, diciamo, di coloro che non ci stimano, degli stereotipi particolari, no? Già questo spesso sfumatura veniva associato alla sociaria come un elemento non certamente di modernità, ma come un elemento di arretratezza, capito? Quindi da questo punto di vista io personalmente non ho né rimorsi né rimpianti. Presidente, buongiorno. Senta, volevo alcuni chiarimenti sull'investimento fatto dalla società sullo stadio.
Ma lei l'anno scorso ha dichiarato che abbiamo investito 15 milioni, 3 milioni sull'attuale stadio, quindi sullo stadio. Uno sull'attuale stadio Macusa, 3 sul centro sportivo di Fiorentino e 11 sullo stadio Stirte. Ecco, qualche giorno fa siamo stati a Roma, lei ha ottenuto un finanziamento di 8 milioni, la società ha ottenuto un finanziamento di 8 milioni di euro dallo stadio sportivo. Vorrei capire se questi 8 milioni di euro si vanno ad aggiungere agli 11 milioni o sono comunque una dilazione. Allora, gli 8 milioni sono un aspetto finanziario di queste cose. Cioè, allora, la società alla fine purtroppo ha speso 18 milioni di euro. Cioè, il centro sportivo di Fiorentino, l'adeguamento del Matusa e tutta la linea dello stadio. I 18 milioni tu in pratica li tiri fuori tu. Poi che succede? Il credito sportivo ti dà un finanziamento che tu ti dà 8 milioni che tu gli restituisci in 15 anni. Quindi capito, il finanziamento non è un finanziamento a fondo perduto, magari fosse stato un finanziamento a fondo perduto. È una cosa che ci consente di allentare un po' la pressione finanziaria sulle casse della società, capito? Quindi ci consente di avere delle risorse esattamente. Invece di obbligarci ad averli tirati fuori tutti quanti, in questo modo tu li restituisci in 15 anni e quindi hai delle risorse a disposizione. Però l'investimento è stato sempre di 8 milioni. Ecco, altre due cose molto rapidamente, se può chiarire meglio il ruolo di Ricchi, perché mi sembra che si va verso una separazione appunto del ruolo, forse non ha capito bene quale sarà il ruolo Ricchi. E l'ultima cosa e chiudo. Quanto verserà il Frosinone Calcio alla società appunto che gestirà lo stadio? Grazie. Allora, il ruolo di Ficchi secondo me si va verso un aumento della responsabilizzazione, perché non a caso il ruolo di amministratore in quella società viene dato a uno che è anche socio della società. Come io sono presidente del Frosinone Calcio, io ho un ruolo da questa parte, lui ha un ruolo dall'altra parte. Ricchi non ha avuto mai diciamo, voce in capitolo nella gestione sportiva di tipo operativo, si è sempre occupato di tematiche collegate al marketing e ci sta benissimo all'interno dello stadio, per cui capito, va in continuità con quello, con il ruolo che ha svolto fino ad oggi e rafforza addirittura la sua posizione. Guardate che è un ruolo strategico importantissimo, cioè, da lui dipenderà in pratica molto della politica di diversificazione dei ricavi che la Together deve fare. Cioè lo Stato deve servire non solo a coprire i costi, ma deve sfruttare, cioè deve dare delle opportunità in più alle casse della società, se no l'autosufficienza noi non la raggiungeremo mai, insomma. Quindi il ruolo viene ad essere rafforzato. L'altra cosa è quanto verserà il Frosinone Calcio? Allora, dipende dai servizi che diciamo la tutela di infrastrutture sportive darà al Frosinone Calcio. Per esempio a questa data non è dato sapere se chi farà la manutenzione dei manti erbosi, la farà il Frosinone Calcio oppure la farà la tutela di infrastrutture sportive. Quindi dipenderà in pratica da come viene costruito il pacchetto dei servizi che tutela di infrastrutture sportive deve dare al Frosinone Calcio. Il tutto però avverrà senza margini di intermediazione, cioè il costo viene ribaltato sinché si guarisce dalla fase all'altra. Non ci sono una cosa? No, perché dobbiamo spacchettare bene tutte le cose, cioè questo è il lavoro. Siamo ragazzi, bisogna prima completare il quadro e poi, capito, guardiamo bene insomma tutte le sfumature cromatiche. Il giorno dell'inaugurazione dello stadio è stato confermato? Il giorno dell'inaugurazione dello stadio ha detto che presumibilmente avverrà negli ultimi 10 giorni. Quella è la data. Non so se nella settimana che va dal 20 al 27 o che va dal 27 al 4 di settembre. E perché la prima partita fuori questa volta? Per essere sicuri. Per essere sicuri, non avere problemi. E anche in ottica di fare l'inaugurazione. Che può essere che l'inaugurazione la facciamo per esempio la domenica, dopo la prima partita che abbiamo giocato fuori casa, la facciamo in casa e non abbiamo nessun problema del campo utilizzato.
Presidente, buongiorno. Se posso, due domande, anche se sono più sull'aspetto tecnico. La prima, lei all'inizio della passata stagione vuole fortemente Pasquale Marino. So che chiaramente siamo già andati oltre, però credo che un allenatore che finito il campionato in quel modo arriva qui e si dimette non sia una cosa così scontata che forse tutti abbiamo dato per scontato. Come è finito il vostro rapporto, se posso chiedere? Guardi, io, se vuole sapere, non ho condiviso queste dimissioni a caldo di Pasquale Marino. Perché? Perché secondo me non si può prendere una decisione sulla base di emozioni che si verificano, diciamo, non lo so, che sono anche determinate da fatti, di politica. Cioè, mi è sembrato come, cioè, secondo me, delle dimissioni troppo frettolose, però dal momento che mi andate sicuramente la società le ha accettate. Il mio rapporto con Marino è un rapporto buono. Cioè, io, vi ripeto, non l'avrei date le dimissioni quella sera, magari due giorni dopo, avendo riflettuto su tutto il percorso, sarei arrivato alla stessa conclusione. Diciamo, non c'era la condizione dell'emergenza che bisognava, cioè il giorno dopo non dovevamo fare niente, insomma, in definitiva, capito? Quindi sono dimissioni che si possono prestare anche ad altri tipi di letture, che però non vi voglio fare, me le fate da soli, capito? E potete fare tutto. Per il resto Pasquale Marino aveva, diciamo, un contratto che anche per l'anno successivo. E annualmente c'è Pasquale Marino, ma ci sono anche i suoi collaboratori, quindi abbiamo provato a dare una forma di transazione soprattutto riferita alle parti meno protette di queste cose, che sono i secondi e quelli che guadagnano di meno, anche perché non, cioè il fatto che uno noi non è che c'è, dice uno dà le dimissioni, poi i problemi sono finiti, i problemi ci stanno sempre, si affrontano, si risolvono e si trova sempre il modo giusto per poter diciamo, risolvere le questioni. Per il resto, un giudizio su quello che ha fatto in quest'anno, secondo me è molto difficile, cioè, perché il confine tra l'impresa sportiva e la tragedia sportiva è talmente sottile che per cui dipende da tu come vedi il problema, da quale prospettiva lo guardi. Certamente non è stato un allenatore fortunato, secondo me anzi è stato tra quelli che di fortuna nel Frosinone, cioè qui a Frosinone è quello che ha avuto di meno, cioè la partita di Chiavari, non so, cioè mi vengono in mente delle cose che difficilmente, insomma, se faccio mente locale, sono successe neppure l'anno in cui siamo retrocessi dalla Serie B alla Lega Nord. Però se posso fare un altro, tutto finale a tutti i, anche se siamo ora fuori da quel momento, ma ci sono delle responsabilità di dimissione. Scusate per favore, ci sono delle responsabilità. Devi prendere il microfono, ti devono registrare. Stavo dicendo io, abbiamo chiesto un'altra e poi molto secca, molto diretta, forse mi fraintenderanno, ma non è un problema per me. Tutti questi giocatori sotto contratto sono un problema per il Frosinone? No, assolutamente no. Perché? Perché il giorno che noi abbiamo fatto i contratti abbiamo ritenuto che questi giocatori fossero una risorsa per il Frosinone e non abbiamo cambiato idea su questo punto. Cioè, perché proprio per il ragionamento di continuità, di scelta e di coerenza che noi abbiamo fatto. Cioè, se noi abbiamo deciso di rinnovare è perché abbiamo fatto una valutazione che questa gente potesse essere utile alla causa. E questa gente, secondo me, sarà utile alla causa. Cioè, non c'è nessuno che noi abbiamo sullo stomaco. Nessuno. Capito? Quindi, per me dipenderà molto da loro, dalle motivazioni che avranno, dalla voglia di rimettersi in gioco, in discussione, e dal fatto che, diciamo, i
tifosi hanno un credito importante, maggiore verso di loro, rispetto a quanto non ne avessero prima del 29 di maggio. Dipende da tanti elementi, però qui parlavo di professionismo, non è che noi. Cioè, può darsi che ci sarà qualcuno che dirà, guardate, io non me la sento e vedremo di trovare una soluzione. Ma io penso che la maggior parte di questi se la sentirà in maniera significativa, perché e bisogna dare per quello che si vale, non c'è niente da fare. Il calcio è uno, guardate, è una delle poche attività dove la memoria non esiste, ma non esiste sia nel bene, cioè spesso quando si ottiene un successo poi vicino al successo si cose scorre, ma è vero anche il contrario. È vero anche il contrario, cioè basta vincere 5-6 partite e ci si dimentica tutto. Ciao Presidente. Ovviamente il tuo discorso è sempre accompagnato dall'aspetto economico, mai fare il passo più lungo della gamba. Ma non è, cioè, scusami una cosa, ma tu per esempio, se tua moglie ti chiedesse di spendere più soldi di quelli che hai, tu ti chiedessi? Io li spendo, ma sto scherzando. No, beh, ovvio. Fino a quando c'è la possibilità che qualcuno te li dà. Ecco, al momento hai letto, hai letto. Non te li dà più e quindi tu che fai? Hai capito il senso della mia domanda, sul fatto dell'asta che è andata per aria. Ma i tuoi colleghi di Serie A e di Serie B, ma soprattutto quelli di Serie A, si rendono conto che è finita in Italia una certa pacchia? Perché questi come ragionano, sembra quasi che ci sono sempre i gonzi da cui andare a prendere. Come finirà, ecco, secondo te? Secondo me, guarda, se tu guardi quanto incassa il calcio ai diritti televisivi in Europa, l'Italia non è un paese che incende. Cioè, se tu guardi rispetto, che ne so, alla Gran Bretagna, tu guadagni un terzo. Se guardi rispetto alla Francia, rispetto a, cioè siamo per essere superati anche dalla Francia, siamo stati superati dalla Germania, siamo stati già superati dalla Spagna. Se tu guardi la valorizzazione dei diritti televisivi all'estero, poi è proprio, sono peanuts, come dicono gli americani, capito? Sono noccioline quelle che incassano il loro campo. Eppure secondo me non è un prodotto peggiore. C'è il Southampton che prende il doppio di tutti. Secondo me è l'organizzazione che c'è che non è adeguata. Cioè, scusatemi, voi non so, voi leggete spesso anche le vicende che riguardano tutto quello che ruota intorno agli advisor della Lega. Cioè, sono vicende che alla fine lasciano pensare anche molto. Cioè, quindi secondo me il calcio non funziona in Italia perché non c'è un'organizzazione per vendere questi diritti in modo adeguato e per valorizzarli, e perché, e non solo non c'è un'organizzazione, ma c'è una gestione padronale di certe situazioni che impedisce in pratica non solo la crescita del valore ma anche l'equa distribuzione del valore. Presidente, so che devi andare via, il collaboratore mi stava quasi davanti il microfono e volevo dirti una cosa, scusa, è importantissimo. Ascolta, stavo chiedendo prima di andare via, volevo, sì, velocissimo, senza trattenere, lo sai che non mi trattenere, lo siamo chiesti. Meno male. Non pagavo, di solito, c'è stato 22 minuti, volevo dirti questo. Se ne vado fugando ogni dubbio su quello che è successo, molti ci chiedono, ma e c'è una responsabilità vera e propria, ecco questa è una domanda seria, pur di scrivere definitivamente e chiudere questa storia, da parte di Marino, la responsabilità è solo la mia, nessuno è responsabile. Quando le cose si ottengono i successi, no, la responsabilità è di tutti coloro, dalla struttura ai giocatori che hanno ottenuto. Quando non si ottengono i successi, la responsabilità è solo del Presidente. Altre domande? Grazie. 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 Grazie.